Ultima sera, Marco, siamo ancora qua a vedere lo spettacolo. Oggi c'è Michael Jackson, dedicato a Michael Jackson. Dice oggi c'è Michael Jackson, non preoccupate la cosa. Niente, si sta riempiendo piano piano, tra un quarto d'ora comincia, adesso è venuto un po' prima. E niente, ultima sera ragazzi, domani si scende. Marco? Si torna alla vita reale. Finita la festa, finita la vacanza. Finita la festa. I miei gatti da mia mamma stanno da Dio. Domani ce li riportiamo a casa, finalmente, non vedo l'ora di vederli. Però ne riportiamo uno solo, uno a scelta glielo lasciamo. No, amore, ce li riportiamo tutti e due. Ma lasciagliene uno. E due. Allora, vediamo se riesco a riprendere qualcosa dopo dello spettacolo. No, Marco, me li riporto tutti e due. Non parla egoista. Un po' di meno. A dopo. Cheese, and mother, a piece of 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 cheese, and
Allora, anche l'ultima cena è andata, vero finito. Amore? Finito tutto. Andiamo. Ciao. Vediamo se riusciamo a far vedere qualcosa. Beveraggi vari. Noi dobbiamo andare dritti a prendere l'ascensore. Qua hanno già tolto tutto. Frutta, verdure. Qua c'era pesce, no, verdure, riso, pane. Eccoci qua. L'ascenso. Buongiorno, ultima vista. Anche perché fra quanti minuti dobbiamo lasciare la stanza? A 10 minuti dobbiamo lasciare la stanza, sulle 7 del mattino, sì, non lo trovo giusto, però così è, scendi alle 10 ma devi lasciare la stanza alle 7, vabbè. Quella è Genova, a distanze, buongiorno Tamara, sì. E insomma, quella laggiù è Genova, ci stiamo per arrivare. E c'è un bel freschettino. L'ultimo giorno di questa vista magnifica del mare, solo il mare. Laggiù c'è un'altra nave. In lontananza. Cioè io la vedo, magari invece voi non la vedete. Ah sì, lì è proprio un puntino. Vabbè. Comunque la crociera è stata bellissima, fantastica, stupenda. Bello, 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 la nostra prima esperienza, speriamo presto di fare un altro, no Marco? Ecco, la stanza stiamo lasciando così, abbiamo raccattato su tutto. Amore mio è mezzo in coma, sta dormendo. Buongiorno a tutti. Questo è il daily che ci davano tutti i giorni per vedere cosa ci sarebbe stato durante la programmazione della giornata. E basta. Comodino con specchiera, televisore. Poi qua sotto c'era il frigo bar, due cassetti, in uno c'era il phone. Sfatiamo il mito della carta igienica. Cioè? Ah sì. Perché io avevo sentito che erano molto, che erano un po' tirchi sulla carta igienica, quelli delle MSC. Mi sono portato 5 rotoli. Tamanna, hai esagerato, sì, ho esagerato. Perché non ne ho usato neanche uno. Sfatiamo il mito della carta igienica. Carta igienica ce n'è a volontà, ragazzi. Se dovete fare una crociera, state tranquilli. Qua c'è il televisore con luce comodina annessa, mai usata. Qua c'è uno specchio gigantesco con il mio giubbino. Lì c'è la mia valigetta rosa, mi devo portare io a mano. Poi lì c'è il telecomando, il comodino di Marco. Qua c'è il bagno, ho usato la doccia 700.000 volte, comodissima. Direi comodissima. Anche qua la specchiera con tutti annessi e connessi, il minimo indispensabile che serve, ci sta tutto. E poi abbiamo qua dove va la card, senza di queste le luci non si appicciano. Luci, mica luci, qua c'era il
caldo, freddo, te lo potevi sistemare come volevi tu. No, veramente bello. Qua c'era l'armadio con cassaforte. Se beh, noi non è che avevamo gioielli, però guardate quanto spazio per mettere dentro la roba. Io non avevo neanche abbastanza roba per riempire tutto sto armadio. Poi ci sono gli letti, e là c'erano i due salvagenti che poi alla fine noi, vabbè, una storia lunga, ci siamo persi di casa, non siamo riusciti a fare le, cioè se ci beccano, Marco, siamo gli unici nella storia dell'MSC a non aver fatto, come si chiama? Il corso sulla sicurezza. Secondo me siamo veramente gli unici, perché che cosa è successo? Praticamente io ho lasciato la mia card in camera. Quando siamo scesi giù, che dovevamo fare appunto l'esercitazione, ci hanno detto no, ma la card la dovete avere tutti e due. Appena arrivati, la nave è grande, Marco mi fa, salgo su, te la prendo e scendo. Peccato che non è più tornato, perché si è perso per la nave. Intanto il corso che noi dovevamo fare, io ero giù ancora che aspettavo, ma il corso l'avevano già fatto tutti gli altri, mentre io no. Lui è sceso da un'altra parte, l'hanno indirizzato nel gruppo dove dovevamo andare noi, perché noi eravamo completamente da un'altra parte quando siamo scesi, che poi ti direzionano loro. Cosa è successo? Che lui si è ritrovato a fare il corso senza salvagente, perché il suo salvagente ce l'avevo io. E io mi sono ritrovata ad aspettarlo col suo salvagente da un'altra parte. Però i signori che l'hanno fatto passare, gli hanno... fatto passare la card. Ti hanno fatto passare la card. Cioè, come se noi l'avessimo fatto il corso. Perché gli hanno passato la card. Su questa card c'è scritto che noi due abbiamo fatto il corso. Perché lui l'aveva tutte e due. Cerchi sua moglie là in mezzo. Cerchi sua moglie. Ma dove la devi cercare se mi ha lasciato agli ascensori? Vabbè. Comunque ragazzi, alla fine della fiera noi secondo la card abbiamo fatto l'esercitazione, ma noi non l'abbiamo mai fatta l'esercitazione. Ecco qua. Va bene, dopo tutto questo, ecco. Adesso saliremo su a fare colazione e niente, poi aspettiamo di scendere. Va bene ragazzi, spero che vi sia piaciuto tutti i miei video. Sì ragazzi, cioè non sono un regista, ve ne siete accorti anche, penso. Sarà tutto un po' così, come ci viene a noi, è vero amore? Certo. E convinto proprio. Spero che comunque tutto vi sia piaciuto, di avervi fatto compagnia. E alla prossima, ciao! Ciao! Da crociera MSC dalla cabina 12.123 MSC Divina. Alla prossima, ciao.